lo vince perché Borriello è un giocatore in grado di garantirti, se qualcuno ci crede, almeno 10-12 gol a campionato, ed è talmente avvelenato ed è talmente un serio professionista, non ha fatto una piega con tutto quello che gli sta accadendo, e molti altri al posto suo avrebbero urlato frasi di ogni tipo. Borriello gli potrebbe veramente risolvere il problema scudetto. La Juventus, che ha un solo piccolo grave diciamo indizio per non vincere, una difesa certamente non è certa, a differenza del Milan, che con Nesta, Thiago Silva e MXS ha una difesa assolutamente stabile. Per quanto riguarda i tre posti di Champion, io credo che Milan e Juve li abbiano già nelle tasche. Il terzo non saprei dirvi, se il Napoli va avanti in Champion sicuramente non ce la fa, soprattutto per l'isterismo del suo allenatore, che dimostra ogni giorno di più di essere un bravo allenatore, ma un pessimo comunicatore, sia forse dentro che esternamente alla squadra, e soprattutto il rapporto difficile tra lui e il suo presidente, che non è certo uno dei personaggi più facili. La Lazio non ce la fa, non ha un organico in grado di supportare l'unico vero fuoriclasse che è Klose, ha soprattutto scarsezza di ricambi, molta a centrocampo, e in attacco non ne parliamo. Ha puntato molto su Hernanes, che io avevo già detto in tempi oramai quasi prescritti, ma in Italia si prescrive tutto anche in un mese, voglio dire che è un buon giocatore, ma non è né un campione, guai a dire, a pensare che sia fuori classe. Lo era Zárate, un piccolo parto di fuori classe, ma purtroppo poi è cresciuto male, non a tutti riesce, se da piccoli si pesa 3,5 kg, diventare alti 1,80 m. Per quanto riguarda la Roma, credo che abbia perso troppi punti, dovrebbe fare della miracolistica un'occasione, anche perché poi che è meglio essere fortunati come sempre che ricchi. Se la fortuna sarà dalla sua parte, il gioco di Luis Enrique continuerà, e questo stato di forma continuerà, si può affacciare al quinto o quarto posto. L'Inter non credo che sia una squadra, a meno che Moratti non va sul mercato, in grado di afferrare questo terzo posto. Quindi per terzo posto credo ci siano una mucchiata di 4-5 squadre. Poi per quanto riguarda le retrocessioni, credo ci siano un paio di squadre deputate onestamente a non farcela, che sono Lecce e Cesena, dopodiché Lecce e Novara. Dopodiché Cesena, Bologna per la quarta piazza. Se la giocano. E attenzione all'Atalanta, perché dovesse ovviamente venire... Atalanta subiudice. L'Atalanta è un punto interrogativo, ma non è colpa né dei giocatori né dei collaboratori. Assolutamente, anzi. La lasciamo lì, perché... Per l'altro posto vedo Siena, Cesena e Bologna come in prospettiva squadre che non ce la possono fare. Vabbè, Capo, a due minuti al dottor Capo. Sì, guarda, devo dire che condivido praticamente tutto quello che ha detto Catalani. Ha una lucidità. Sì, fantastica. Giorni, sì, sì. Una lucidità, forse qualcosa in più direi sull'Inter, perché l'Inter mi mette un po'... diciamo pensiero, perché secondo me sta comunque risalendo in maniera, sono ancora troppo macchinosi. Sì, però sai, è sempre l'Inter, poi se Moratti decide di intervenire sul mercato come può fare, a quel punto è chiaro che potrebbe diventare una delle squadre che danno... Ma Eto'o non lo ritrovi, eh? No, infatti l'ho detto prima, manca Eto'o, è cambiata l'Inter. Comunque la tua analisi mi sembra assolutamente corretta. Secondo me lo vince il Milan lo scudetto, perché... Sì, ma anche chi prende Tevez. Ma secondo me prende Tevez che Maxi Lopez, li prende tutti e due, perché poi loro... Prende Tevez, ha vinto senza problemi. Sì, non c'è dubbio, per cui questa è l'analisi in Serie B, Novara, Lecce e Cesena, io credo. Così, è una previsione che magari... la potremmo risentire tra... potrà essere ribaltata, certamente. Va bene, Capo, a lei gli auguri che si rivolgono a chi si stima e a chi si vuol bene, a lei e a tutta la famiglia. Permetta di ribadire la cosa a cui tengo di più: Facebook, Sanremo Social, votate per Vincenzo Capua, perché lo fate andare a Sanremo. Se tutti gli ascoltatori fanno un voto al giorno, sì, possono far andare a Sanremo Vincenzo Capua. Molto bene. Quindi, grazie della collaborazione, grazie soprattutto dell'affetto, che ricambio con tutto il cuore. Noi l'abbiamo già fatto. Per... A lei, amici, auguri anche da parte mia. Sì. Un abbraccio al dottor Capua. Auguri soprattutto alla famiglia. Sì. Grazie a voi. Catalani, invece, ai noi lo riavremo anche domani mattina. Evviva, evviva. Un abbraccio a Maurizio Catalani.